Siamo a Firenze in occasione di un corso congresso denominato Real Life Rheumatologist. In tale occasione c'è stata anche un'interessante sezione dedicata alle nuove tecniche laboratoristiche, nuovi dosaggi serologici. Ne abbiamo approfondito l'argomento insieme al dottor Andrea Matucci. Dottor Matucci, allora, innanzitutto, interazione clinica-laboratorio. Significato di questo titolo per questa sessione? Beh, questo è sicuramente importante quando noi parliamo oggi dei farmaci biologici in cui, diciamo, esiste l'esigenza di avere diciamo, un approfondimento su quella che è la possibilità di monitorizzare, la terapia con questi farmaci. Il laboratorio viene incontro oggi perché noi abbiamo la possibilità di studiare la risposta che, il sistema immunitario sviluppa nei confronti di questi farmaci. E questo ha delle importanti ripercussioni da un punto di vista clinico perché può impattare sulla efficacia del farmaco stesso, sulla persistenza della risposta al trattamento, oppure anche permettere di identificare, i meccanismi responsabili di alcuni degli eventi avversi infusionali. Ovviamente è anche importante perché oggi le tecniche di laboratorio permettono di studiare i livelli di farmaco che noi raggiungiamo nei pazienti trattati e sappiamo che l'efficacia del farmaco è direttamente proporzionale a quelli che sono i livelli del farmaco stesso. Senta, sono state presentate anche delle nuove tecniche. Ci può riassumere le principali e quali sono i più importanti sviluppi che si sono ottenuti in tale settore? Certo, perché ovviamente uno dei grossi problemi, ma questo è sollevato anche a livello internazionale, sono le diverse metodiche che noi oggi abbiamo a disposizione per il dosaggio degli anticorpi antifarmaco e per il dosaggio dei livelli stessi di farmaco. Ovviamente ancora oggi non esiste una metodica che sia, diciamo, preferenziale rispetto ad altre, perché alcune hanno dei limiti che altre non hanno, ma questo poi si ritrova un po' in tutte le metodiche. Sono fondamentalmente delle metodiche cosiddette ELISA, quindi che sono in realtà disponibili per molti laboratori, hanno ancora la necessità di trovare però una standardizzazione per i diversi farmaci biologici, perché non tutti ovviamente oggi possono usufruire di queste tecniche per il dosaggio degli anticorpi antifarmaco. Certamente in futuro però ci aspettiamo dei grossi avanzamenti e questo potrà avere, ne siamo convinti, un grosso impatto anche da un punto di vista poi della pratica clinica. E ad oggi quali sono le tecniche utilizzate nella clinica, nel Nel laboratorio, le vecchie tecniche? laboratorio oggi abbiamo sostanzialmente queste tecniche ELISA, che sono delle tecniche immunoenzimatiche, che sono, direi, alla portata di quasi tutti i laboratori, che fanno una, non tanto ricerca, ma anche proprio un'attività clinica praticamente di routine. A livello di biomarcatori c'è qualche novità? A livello di biomarcatori, questa è una domanda ovviamente molto importante perché sentiamo di nuovo l'esigenza di avere questo. Vengono ricercati i dosaggi delle citochine, ma ancora questo non è, diciamo, non dà dei risultati definitivi. Probabilmente lo studio cellulare o anche di marcatori genetici, come abbiamo sentito anche in alcune relazioni della giornata, potranno dare in futuro degli indirizzi nell'identificare i soggetti che possono rispondere meglio a certi trattamenti rispetto ad altri.